Giunge a Corigliano il capolista candidato al Parlamento europeo di Forza Italia, Raffaele Fitto, accolto dai rappresentanti del club Corigliano Viva, dal consigliere regionale Giuseppe Caputo, in una iniziativa che ha fatto registrare inoltre la presenza dell'onorevole Pino Calati e dell'assessore regionale Giacomo Mancini. Ad introdurre i lavori, il consigliere comunale Gioacchino Campolo, che ha sottolineato l'importanza dell'evento. Mentre per i saluti il presidente del club Maria Carmela Iannini. Secondo Fitto, il Sud deve tornare ad essere protagonista e puntare ad interventi strategici mirati. Il consigliere Caputo punta l'indice contro l'amministrazione regionale a guida Scopelliti, nata male e finita peggio. Guardando al futuro, l'onorevole Galati invece ritiene che Forza Italia abbia il dovere di indicare la candidatura alla presidenza della giunta regionale, mentre l'assessore Mancini ribadisce che gli azzurri avranno un ruolo guida fino alla fine della legislatura. Ad accogliere i convenuti, il coordinatore cittadino del club Corigliano Viva, Maria Teresa Iannini. Allora, presidente del club Corigliano Viva, club Forza Italia Corigliano, l'avvocato Maria Carmela Iannini. Arriva qui il candidato all'Europea Fitto. Un momento importante anche per il club di Corigliano. Un momento molto importante perché questo ci riempie di soddisfazione in quanto continua a darci maggiore sostegno, perché significa che le iniziative che il club sta portando avanti insieme a tutti i suoi iscritti, militanti e simpatizzanti vuol dire che stanno andando nella direzione giusta. È stato un momento che aspettavamo, quello di avere in questo momento uno dei più autorevoli rappresentanti del partito a Corigliano, a dimostrazione ancora di più del fatto che questo territorio viene preso in considerazione. Come presidente del club esprimo ampia soddisfazione per il lavoro che tutti quanti insieme stiamo facendo, anche per quanto riguarda la competizione elettorale che ci aspetta e insomma, per la quale noi ovviamente metteremo il nostro massimo impegno così come siamo soliti fare. Grazie. Più Italia in Europa, meno Europa in Italia. Lo slogan di Forza Italia, perché? Ma perché sicuramente l'Europa ha avuto un approccio in questi anni con delle scelte molto discutibili, finalizzate ad una politica di rigore eccessivo, priva di qualsiasi valutazione sul fronte dello sviluppo e della crescita. Ma non si tratta solamente di un rapporto fra Europa e Italia. In questa campagna elettorale noi giochiamo anche una partita fondamentale per il Mezzogiorno d'Italia. Il Sud deve tornare ad essere protagonista a livello nazionale, dove un governo come quello Renzi ha difficoltà anche a pronunciare la parola Sud. Figuriamoci le scelte e le politiche di intervento in questa direzione. E a livello europeo abbiamo bisogno di stabilire un rapporto nel Mezzogiorno d'Italia che possa farci comprendere la qualità dell'utilizzo delle risorse comunitarie e soprattutto riprendere un percorso molto positivo che il governo Berlusconi, io ne ero il ministro in quei mesi, aveva intrapreso, quello di un rapporto forte col commissario europeo per le politiche regionali e con le regioni per cercare di finalizzare l'uso di queste risorse ad un tema importante, quello della concentrazione su grandi interventi strategici, evitando una parcellizzazione nella spesa che sicuramente non produce quei risultati ai quali noi auspichiamo e che dobbiamo realizzare per il Mezzogiorno d'Italia. Una delle caratteristiche in negativo della Calabria è che molti fondi comunitari tornano indietro per mancanze o vizi di progettualità, talvolta nell'imprenditoria, altre volte nella burocrazia. Come risolvere questa situazione? Appunto, individuando delle politiche di intervento che abbiano pochi settori, quelli fondamentali, e che realizzano interventi strategici e non una pioggia di risorse distribuite sui territori che possono produrre un beneficio momentaneo ma che non stabiliscono nulla di prospettiva. Far crescere il turismo o sostenere l'artigianato in un territorio come questo è indipendente dalla capacità di realizzare infrastrutture adeguate per poter vendere al meglio questi territori, e questo è un esempio concreto che ci indica quali sono le esigenze e le necessità. Scopelliti decide di dimettersi in Calabria, determinando con ogni probabilità lo scioglimento anticipato degli organismi di governo, un suo punto di vista. Non entro nel merito della questione, noi abbiamo una posizione garantista a prescindere su tutti e quindi la pronuncia non può che essere alla fine, e quindi non entro nel merito di questo. Dico che noi come Forza Italia siamo dell'idea che questo voto per l'Europea è un'occasione anche per sottolineare valori come la lealtà e la coerenza all'interno di un partito politico e di una coalizione, e soprattutto per ribadire la nostra posizione e la nostra forza anche per quanto riguarda
il consenso a Forza Italia, che resta il partito guida in questa regione e lo dimostrerà, ne sono convinto, ancora di più dopo le elezioni del 25 di maggio. Anche se non ha candidati di bandiera calabresi, diciamo. Ma io mi sento adottato dalla Calabria, quindi mi sento un candidato calabrese a tutti gli effetti. I problemi della Calabria sono i problemi del Mezzogiorno d'Italia, insieme con tutti i dirigenti della Calabria lavoreremo in questa direzione. La mia presenza in Calabria non sarà limitata alla campagna elettorale, perché questo è molto relativo, sarà una presenza politica e istituzionale a partire dal giorno dopo, lo dimostreremo con i fatti. Come riconquistare la fiducia dell'elettorato dopo quello che si è verificato in questa fetta di Calabria, quindi soppressione del tribunale, piano di rientro e tutti gli scippi che si sta denunciando in questo territorio? Credo che dobbiamo avere la capacità di insistere, avere la capacità di innanzitutto di fare autocritica, di riconoscere i nostri errori, di riconoscere le nostre eventuali omissioni, quindi da questo punto di vista diciamo, è importante avere la coscienza a posto. Credo che si è fatto di tutto e se ancora oggi continuiamo a parlare di tribunale chiuso e nessuno insiste e nessuno si determina a stimolare il ministro di giustizia a emanare quel decreto correttivo che diciamo è considerato fattibile un po' da tutte le parti, credo che ci sia un ostacolo che non so se è politico, se è mentale, se è psicologico, per cui qualcosa credo nei prossimi mesi dovrà succedere e io mi auguro che prima della scadenza di settembre si arriverà, perché non è possibile alla luce della ragione, alla luce della logica, alla luce della tradizione, alla luce della realtà di quello che sta succedendo a Castrovillari. Io credo che ci sarà il decreto correttivo per quanto riguarda il tribunale di Rossano. Poi purtroppo che cosa possiamo dire? Io sono un soggetto che parla molto chiaro. Questa esperienza regionale è cominciata male ed è finita peggio. Non può che dispiacermi, qualche cosa è stata realizzata, molto altro non è stato realizzato. Non è stato realizzato principalmente quel cambiamento, quella inversione di tendenza che Scopelliti aveva predicato ma che non ha praticato purtroppo. E questo ha fatto sì che noi continuassimo in determinati settori ad andare avanti per forza di inerzia. Allora questo non mi demoralizza perché avrei voluto fare tanto di più. Chi mi conosce, io sono l'uomo del fare, cioè di chi ha lavorato per il proprio territorio, per la propria città, e vedermi costretto in 4 anni a non poter, nonostante gli stimoli, nonostante le proposte, i progetti presentati a Scopelliti e non recepiti, mi sono dovuto rendere conto purtroppo che non era quel cambiamento che avevamo predicato, non si è riusciti ad impersonare. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. È un'esperienza ormai che volge al termine, si scioglierà domani, si scioglierà fra un mese il Consiglio, non è questo importante. Ormai io ritengo questa legislatura finita, dobbiamo fare in modo di avere un candidato presidente o una candidata presidente credibile, principalmente che ascolti, perché il difetto principale di Scopelliti è quello di consultarsi con lo specchio e col suo cerchio magico, perché se avesse avuto la bontà di ascoltare proposte e progetti non solo miei ma anche da parte di altri settori, il corso delle cose molto probabilmente sarebbe stato diverso. Purtroppo non è andato così. Il nuovo centrodestra Forza Italia, in corso un nuovo gioco di forza che secondo lei culminerà in cosa? In un'alleanza o in altro? Guardi, se gli amici del nuovo centrodestra saranno fedeli alla loro sigla, cioè di stare nel centrodestra, è ovvio che saranno alleati, ma questo significa anche scelte chiare e coerenti sia a livello regionale che a livello nazionale. Il nostro obiettivo in questa campagna elettorale è però di riaffermare ancora una volta la centralità di Forza Italia, che è il perno di tutti i moderati. I moderati italiani sono ancora, anche in Calabria, la maggioranza, però questo non basta, bisogna trasformarla, come ricorda sempre il Presidente Berlusconi, in maggioranza politica. Noi abbiamo il dovere e l'esigenza di riaffermare Forza Italia come di gran lunga il primo partito della coalizione, ma anche consapevoli che in politica si vince in un gioco di squadra e di alleanze. Però bisogna avere chiari qual è il
campo di gioco, quali sono gli obiettivi, quali sono i dati finali di questa alleanza, cioè realizzare, come dire, un governo di centrodestra che realizzi i programmi e gli obiettivi del popolo del centrodestra. Le dimissioni di Scopelliti potrebbero, utilizziamo il condizionale, determinare lo scioglimento anticipato degli organismi di governo regionale. Ne fate una colpa a Scopelliti? Scopelliti in questo ha voluto dare un senso anche, diciamo, di dignità al suo ruolo dimettendosi. Io su questo non ne faccio una questione politica se si va a votare a luglio, a novembre o addirittura a marzo dell'anno prossimo. Il dato politico che c'è è che ci saranno nuove elezioni, bisogna realizzare una nuova pagina. Questa nuova pagina, ognuno per la sua parte, centrodestra, centrosinistra, Movimento di Grillo, dovranno scrivere la pagina migliore a cui i calabresi saranno chiamati a sceglierla fra le tre proposte politiche differenti. Il candidato alla presidenza dovrà essere di Forza Italia o dovremo attendere il dato delle europee? Ma io credo che il candidato debba essere quello che maggiormente rappresenta tutta l'alleanza del centrodestra. È ovvio e naturale che, essendo Forza Italia il primo partito della coalizione, ha il diritto dovere di indicare il suo candidato. Qualcuno chiede una rappresentanza dopo lunghi anni, espressione cosentina. Lei cosa risponde? Ma io credo che soprattutto ci vuole un buon presidente che sappia amare la Calabria, la sappia governare e sappia essere credibile per tutti i calabresi. Da dove viene non credo che sia il problema che sentono i calabresi. Assessore Mancini, abbiamo già detto anche ai suoi predecessori, le dimissioni di Scopelliti potrebbero determinare lo scioglimento anticipato degli organismi di governo regionale. Da amministratore, da assessore, un suo punto di vista? Era opportuno giungere alla dimissione? Ma ormai ci sono state, quindi il presidente Scopelliti, dopo aver ricevuto questa sentenza di condanna, tra l'altro comminatagli per fatti riguardanti la sua esperienza di sindaco della città di Reggio Calabria e non di presidente della regione Calabria, ha deciso con grande dignità, nel rispetto delle istituzioni, di rassegnare le dimissioni. Adesso si apre un percorso. Determinando malumori anche in Forza Italia o no? Insomma, malumore, c'è una determinazione che è stata presa dal Presidente. Forza Italia ambisce a guidare il percorso da qui fino al voto e in un ruolo di guida importante di tutta quanta la coalizione. Abbiamo fatto in questi anni un lavoro importante con tante luci, siamo consapevoli che soprattutto su alcuni fronti si deve fare ancora di più e ancora di meglio, è nostra ambizione farlo e con tutta quanta la coalizione e con la consapevolezza di presentarci davanti agli elettori e chiedere il loro responso e chiedere il via libera per amministrare altri 5 anni la nostra comunità. Quando si parla di Europa spesso in Calabria si parla di fondi comunitari e quando si parla di fondi comunitari in Calabria si parla anche di fondi che tornano indietro per vizi nella progettualità, per vizi nella burocrazia. Da questo punto di vista? Quando si parla di questo a volte non si conoscono gli argomenti. I fondi comunitari sono come le belle attrici, tutti ne parlano ma nessuno le conosce, diciamo, sono poche quelle che le conoscono. In questi 4 anni noi abbiamo invertito la rotta, abbiamo prodotto risultati molto importanti, tanto da meritare i pubblici apprezzamenti da parte del ministro competente, che tra l'altro è un esponente di un altro partito, che diciamo, ha avuto l'amabilità di riconoscere il nostro lavoro fatto. Siamo consapevoli che si può fare ancora di più e ancora di meglio, perché ciò sia possibile c'è bisogno che la Regione faccia il suo e lo faccia in tempi rapidi. Ma c'è anche bisogno che gli amministratori locali facciano il loro e i beneficiari, i privati presenti sul territorio si attrezzino nella conoscenza delle procedure e delle opportunità. Quando lei si è insediato come amministratore il problema non si poneva? No, il problema c'era ed era un problema annoso. Rispetto a questo problema io penso... Il limite era della burocrazia o di altri soggetti in campo?
giusto per aiutarci a crescere. I processi per quanto riguarda il passato non mi piace farlo, siamo consapevoli che le procedure che riguardano l'Europa sono complicate e a volte farraginose, siamo consapevoli che in Calabria storicamente c'è stato un ritardo, ma siamo anche orgogliosi di aver fatto tanto e bene in questo settore, e tra l'altro, ecco, del nostro buon lavoro, grazie al cielo, ce ne danno atto i numeri che sono oggettivi e diciamo, i pareri di coloro i quali sovrintendono alla gestione nazionale e comunitaria. Magari sarà prematuro parlarne, ma in un discorso di un'ottica di dialettica interna alla coalizione di centrodestra c'è qualcuno che spinge perché si possa avere una presidenza, un candidato presidenza, espressione cosentina, dopo lunghi anni di visione un po' catanzarocentrica e reginocentrica. Ma a me non mi piace la Calabria dei campanili. Noi dobbiamo lavorare per una Calabria che abbia la capacità di guardare al futuro. Questo lo dice il suo capogruppo? Questo lo dico io, chieda a lui. I campanili sono il passato, noi dobbiamo guardare al futuro, ci dividiamo allo stadio San Vito, ci possiamo dividere al Ceravolo, ci possiamo dividere all'Ezio Scida, ma rispetto alle decisioni che riguardano tutti dobbiamo essere forti, uniti e determinati. Come consigliere comunale, forza anche di opposizione nel Consiglio Comunale di Corigliano, per quanto riguarda il gruppo consigliare di Forza Italia, alcune indiscrezioni parlano dell'imminente arrivo di un'ulteriore unità in quota Morrone. Le risulta? No, assolutamente. Assolutamente ho letto di queste indiscrezioni. Può essere che ci siano delle simpatie, ma non ci sarà certamente. Me lo augurerei certamente, ma non ci sarà nessun nuovo ingresso sicuramente. Sono solo delle indiscrezioni infondate. Poi ci sono delle simpatie, quello è un altro discorso, anche perché l'amministrazione comunale è un'amministrazione formalmente civica, nella sostanza molto vicina certamente al nuovo centrodestra, ma formalmente civica, quindi tra di loro qualcuno avrà certamente simpatie anche per Forza Italia, però un nuovo ingresso non ci sarà. Ad un anno dall'insediamento, quali sono stati i pregi e quali sono le pecche dell'amministrazione Geraci? Parto dei pregi. Lo dico da tempo, il sindaco avrà per tutti questi 5 anni certamente il pregio di mantenere una certa omogeneità di governo, una certa stabilità che è la premessa per un buon governo, per carità. Oltretutto in qualche modo sta creando, ma è suo carattere più che altro, approccio politico, una certa anche unità, una certa pace sociale, unità cittadina intorno alla politica, perché lui ha queste caratteristiche. I difetti li ho detti tempo fa in campagna elettorale, lui l'amministrazione sarà un'amministrazione a mio avviso lenta in questo senso, ecco, lenta, che non rappresenta la visione, credo che non riesca ad uscire fuori dalle nostre mura cittadine, ecco, questo sarà il difetto più grande. Ovviamente io mi trovo in Consiglio Comunale e ho un obbligo in questo momento storico così difficile, è quello di contribuire, dare una mano anche al sindaco, anche se si trova dalla parte opposta alla mia, ma comunque rimane il sindaco della mia città e quindi il mio ruolo è quello di dare un contributo fattivo in termini di idee e di proposte.